Ambasciatori di territorio e di sostenibilità con province giovani formati 39 under 35. Il progetto si è sviluppato nel comune di Colledara, sul cui territorio insiste una piccola area protetta, la riserva naturale di interesse provinciale di Fiume Fiumetto, istituita nel 1990 e inserita nel sistema integrata delle aree protette della regione Abruzzo. Come è partito questo progetto sull'ambiente che coinvolge tanti giovani? È partito perché è riuscito un bando che appunto finanziava un progetto riguardante appunto i giovani sotto vari profili, che era quello dello sport o comunque legato all'ambiente. Noi abbiamo deciso di abbracciare il progetto dedicato all'ambiente. Abbiamo subito quindi instaurato un rapporto con il comune Colledara appunto per rivitalizzare quello che è Fiume Fiumetto. Diciamo che quindi era già una realtà esistente, cercando appunto di implementarla e di creare appunto un contesto anche lavorativo. Il progetto mirava a realizzare cittadini attivi e responsabili verso il proprio territorio. Fiume Fiumetto, quindi, è diventato un laboratorio all'aperto per l'implementazione delle attività didattiche. Questi ambasciatori del territorio cosa hanno imparato? Hanno imparato diciamo, utilizzare una serie di strumenti che sono, diciamo, anche una chiave interpretativa di quelle che sono le azioni che dovremmo mettere in piedi per contrastare da una parte i cambiamenti climatici e sviluppare una serie di attività economiche che in qualche modo rispettino gli equilibri dell'ambiente. Cioè, in concreto? In concreto sono tutte quelle attività che rientrano nei cosiddetti lavori verdi. Pensiamo per esempio alle guide, agli accompagnatori, oppure tutte quelle che sono delle attività anche nell'ambito, diciamo, delle attività come per esempio l'agricoltura o di altro tipo, però con un'attenzione maggiore a quelle che sono le esperienze, le buone pratiche che riescono a coniugare la possibilità di produrre reddito, rispettare il territorio e anche dare un maggior valore sociale al lavoro che noi facciamo.